Buongiorno a tutte e tutti, ho preso già il caffè, ho preso un po' di latte e ho mangiato dei biscotti, quindi adesso ci truccheremo. Ovviamente questa non sarà la location, non so se capisce. No, vabbè, no, volevo fare una specie di video normale. Allora, adesso, oddio santo, vabbè, no, niente, cos'è? Allora, adesso ci truccheremo insieme. Innanzitutto mi lavo la faccia perché l'avevo lavata poco fa così. Il sapone adesso utilizzerò il detergente. Oddio! Ci faccio vedere anche che detergente utilizzerò. No, non sono con le station perché non dormo con le station. Cioè, per capire, cioè, no, magari alcuni possono dire che le station no, perché molte me l'hanno chiesto. Oh, che schifo! Cioè, no, no, che schifo. Allora, le station a me piacciono un casino, però piacciono di più quelle capelli veri. Mi sa, costano assai. Però dico, una spendo una volta, non spendo più. Allora, vado a prendere il mio detergente. Cioè, non è che lo faccio insieme a voi. Comunque, il detergente che vado ad utilizzare è questo. Di Avon, è una specie di mousse ed è una mousse detergente per il viso, per pelle mista o grassa. Però in questo periodo ho notato che ho una secchezza notevole in questa parte tra fronte e naso, cioè che poi ho la pelle mista e in queste due zone proprio l'olio a me lo sai come, cioè, sai come sputa, c'attignite, e adesso mi ritrovo pelle secca, c'è cioè una cosa veramente incredibile. Va bene, ok, faccio tutto e poi ci truccheremo insieme. E niente. A dopo, quindi non è che faccio ulteriore pulizia, diciamo, per quanto riguarda. A parte adesso utilizzerò un pochettino di questo che è della Sebo Vegetal. Sebo Pure Vegetal, che è un 3 in 1 detergente scrub antipunti neri, che però lo vado a fare soltanto sul naso. Perché sto vedendo che ho dei piccoli punti neri, ma qualcuno, ce n'è uno, tre. Siccome non riesco a trovare quella, la maschera nera, perché di solito faccio tutta la maschera nera per tutto il viso, però se in quel caso mi serve per le zone, diciamo, d'emergenza, allora utilizzo solo quelle parti. Però vabbè, siccome non riesco a trovare, faccio uno scrub soltanto di questo, sul naso però, solo qua, qua, perché a me la secchezza mi parte da qua, dal centro. Come una E, come una croce. Eh sì, lo so, faccio schifo. Avete ragione. Comunque, cerco di sistemarmi un pochettino e poi ci vediamo dopo. Ciao. Ok, ho fatto tutto. Ho utilizzato di là sono le mie scarpe. Allora, il naso me lo sento abbastanza liscio, però devo vedere in profondità, cioè, beh. Allora, in profondità, i punti ci sono sempre, cioè non è che scompaiono subito, perché lì c'è scritto che bisogna utilizzarlo ogni giorno, per 7 giorni, una settimana, che è poi una cosa indicativa, perché dicono una settimana come possono essere anche due. Comunque, lasciando stare questo, io per il momento ho utilizzato questo scrub, poi vado appena trovo anche quella dell'Avon, che è il patch per le zone del mento e che è la cremina, quella che poi diventa. Utilizzo quella, così perché lì li toglie tutti. Ok, vi volevo consigliare un prodottino per i denti. Ed è questo dentifricio che per il momento mi sta piacendo molto, che è questo. È l'Angelica al ginger e menta, zenzero e menta. Allora, questo tempo fa lo comprai alla Lidl, no, tempo fa, penso un mesetto fa. Siccome ho tanti dentifrici, perché al solito li apro tutti, perché giustamente li apro tutti, devo testare per tutti, tutti. Ci cioè, sono io, quindi lo sapete, perché io se ho 100 shampoo li uso tutte e 100, stessa cosa per i bagnoli, è tutto, ecco, vabbè. Questo
Quindi questo è zenzero e menta. Stavo ridendo perché stavo pensando una cosa. Cioè, li provo tutti, gli shampoo e tutto. Vabbè, il mio solito. Comunque, zenzero e menta è buono. Devo dire la verità, siccome ero un po' scettica, l'ho provato la prima volta e non mi è piaciuto. Ho detto che schifo, sulla mia bocca non lo metto. Invece poi, pian piano l'ho utilizzato, mi è piaciuto tantissimo. Perché comunque, ti lascio i denti che tu te li senti, facendo stare puliti, ma ti senti la bocca tipo igienizzata, non so. Se non me lo so spiegare, che a differenza degli altri dentifrici, questa sensazione non ce l'ho. Sì, ce l'ho la freschezza, questa cosa. Però, forse perché lo zenzero ti dà quella punta lì, però mi piace. Comunque, adesso vado ad applicare la mia lozione tonificante dolcezza, che è questa all'olio essenziale di rosa, ed è questa della Chiotis. Devo dirvi che con questa mi ci trovo da Dio. I miei dischetti di oh, credo che metterò nel salone perché in cucina non voglio specialmente sorpresa. Credo che applicherò l'extension tra un pochettino perché appena finisco qui mi vesto, faccio una doccia. Lo so che non ha senso, però comunque no, non bagnerò il viso. Che di solito quando mi faccio poi tipo la doccia. No, la facciamo così, l'applico dopo la lozione e dopo la doccia. Così mi vesto e faccio tutto. Oh, rieccoci qua dopo la doccia fatta mia, ma non cuore. No, ma che schifo. No, devo andarla ad aggiustare. Allora, che siamo in tema di profumo, cioè di virus, volevo consigliare il. No, perché siamo in tema. Ora poi ve lo dico. Allora, che siamo in tema, sì, perché non borse. Oh, ok, perfetto. Perché scusa di qua non si vede di là, sì? Andiamo, perché ci piace. Vabbè. Tesori di Oriente, bellissimo questo profumo, perché ora vedete in tema. Orchidea della Cina, così tanto per essere in tema. E chissà, ci sono andata alla Lidl, così c'era uno stand. C'erano un sacco di profumi Tesori di Oriente, oltre a quello a muschio bianco, che è quello, diciamo, eccezionale, che a me stra piace tanto. Non l'ho preso. C'era quello marrone e poi c'era l'unico nero. Ho detto nero, mamma, io, cioè, sapete che è il nero l'uomo, eh? Cioè, confezioni nere le amo. Ho visto il nero, allora mi ha attirato subito questo. L'ho odorato dal tappo, che se bello, e non leggiamo. Che dici? C'era quello anche marrone, che non so, c'era mirra, non mi ricordo com'era. E quello al muschio bianco. Beh, quello al muschio bianco lo conosco, lo so qual è. Però questo mi intrigava di più. Forse il pack, non me ne sono pentita. A parte a 100 ml di prodotto, e quindi ma poi che bello, picciò. È stupendo. Oh, Bruna Maglietta, mamma. Che bello, io me ne metto tipo a quantità industriale. Chi do danno? 100 ml per mia su. 10 ml, vabbè. Allora, dopo mi sistemo un pochettino i capelli, metto anche l'extension. Allora, dopo la doccia. Ah, vi volevo far vedere questa maglietta troppo bella che ho preso tempo fa da AliExpress. È bella. C'è anche, è tipo pelle, e il caldo, perché sono una persona che muore dal caldo. Infatti esco soltanto con questa, perché io po cioè il giubbino di sopra è per me già assai, assai. Non sono una tipa freddolosa, però c'è, cioè, quando soprattutto quando sento freddo, tipo ieri sera sentivo un freddo della Madonna, mani e piedi fredde, proprio freddo. Io facevo, battevo pure i denti proprio dal freddo. Sì, ah, poi, meno male che sono sola. Comunque, è graziosa. C'è anche con le maniche blu. Che bella. E poi un altro colore. Tutta nera. Niente, appena la ritrovo che è in offerta. Perché in offerta, questa la presi, mi pare, 6,30 euro. Che era in super offerta. Non in offerta, in super. In un'altra applicazione, però, invece su Ali costa 10 euro, 10 euro. Poi, siccome questa mi piaceva da morire,
Ho detto, no, è bella, è bella, è bella. Sì, chissà se mi sta, di qui. Ho detto, vabbè, poi c'è la misura. Stai tranquillo, che mi sa tutto. La mia testa. E poi, infatti, quando è arrivata mi è piaciuta tantissimo. Cioè, io amo la pelle da morire. Comunque, aspetta. È così, bella nera. Queste invece le maniche. Ecco, l'unico problemino erano le maniche. Perché le ho dovute restringere di un bel po'. Allora, io amo cose strette, ok, però essendo la mia misura non è che cioè le trovo sempre, per dire, a volte non mi piace perché si trovano le forme qua e di là, però sta maglietta nelle braccia così è meglio, cioè molto molto meglio. Infatti il mio ragazzo mi fa, vabbè, c'è una macchinetta, dice, te la stringi, dice, tranquilla, perché dice, te la stringe che devi fare abili, perché era larghissima. A me le magliette larghe, no? Cioè, dalle maniche larghe non mi piacciono. Perché ora mi ci sto fissando pure. Che brutto la fissazione. Vabbè. Ok, dopo diciamo che ho fatto doccia tutto. Cioè, se ne ero 10 minuti solo per fare queste cose, vabbè. Anzi, per caso. Cioè, per voi 10 minuti, io ci sono un'ora per dire. Allora, vado ad applicare la lozione tonificante. Allora, volevo applicare quella della Sebo Vegetal, quella diciamo sempre abbinata al prodotto. Però ho detto no, 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 ho paura che essendo che ho la pelle, non è che potesse arricchire. Diciamo che ho la pelle, prendendo un altro fotone, si può finire la lavandina, sinceramente. Veramente nel lavandino e può essere pulito quanto vuole, lo pulisco io, per carità, però io e mia madre, va. Allora vado a tamponare perché se è sciico, mamma, capitami, se strofino il cotton fioc praticamente per tutto il viso, succede che mi fanno irritazioni che mi seccano la pelle. Ok, vabbè, come al solito non c'è niente. Meglio così. Aspetto che asciuga. Non so, faccio schifo con questi capelli, sembro la pirata, il pirata. Boh. Certo che quando uno si fa la doccia, mica riavviva, eh. È proprio una cosa spettacolare. No, veramente. Che bello. Bellissimo. Mi piace molto, bellissimo questo profumo. Allora, questo tonico, questa azione tonica, già mi sento qua secco, quindi applicheremo una dose un pochettino di crema, questa è Nutra Effect, una crema idratante. Questa, diciamo, diciamo che sta finendo, meglio così. Non lo utilizzo tanto perché specialmente. Che cacchio. No, che vabbè, ok. Ok, qua un pochettino di dose. Infatti non so se applicherò il fondotinta o no. Che perché a me la mia pelle mi piace anche semplice, senza fondotinta, senza cipria. E senza niente. Cioè a me basta mi trucco gli occhi, io posso andare felice dove voglio. Abbondo un pochettino di crema in questa zona, che purtroppo, cioè la sento secca, non ci posso fare niente. Comunque questa crema mi ha aiutato tanto perché proprio qua al centro io avevo la desquamazione, tipo dermatite, non dermatite, a parte ho avuto un pochettino di prurito, quindi sì, ok. A me piace tantissimo questa crema,
risulta leggermente grassa se abbondata di quantità. Cioè, però alla fine a me interessa che mi idrata la pelle. Solo questa. Poi utilizzerò invece quella di Vero Rocher, poi quando terminerò questa. Quando terminerò questo utilizzerò quella di Vero Rocher perché con quella mi ci trovo bene. Cioè, quello è tipo un gel che va bene per pelle mista. Ah, vi volevo far vedere la mia mascherina. Vi piace? Certo, non è un granché, comunque. È in tessuto TNT sterilizzato. No, non sterilizzato, scusate, insomma. Che saporite, siete pronti? Siete pronti? Devo cucire pure qua. Le ho fatte io. Avevo il TNT, cioè avevo i camicioni TNT, ovviamente nel pacco sigillati. E ho tagliato, ho detto, siccome mi serve una mascherina. TNT, saporita. Poi mi sono fatta anche quella con la carta da forno che adesso vi farò vedere. Questa però non è male. Certo, non è... Cioè... I microbi, i batteri, non lo so se entrano, però fatto, cioè, penso di sì perché comunque ha un tessuto soltanto, eccetera, cioè, però comunque è per quando sono fuori, capite? Dentro nei locali o al supermercato, perché li hanno tutti, quindi non vorrei che poi devono avere problemi. Meglio evitare. Ora mi sistemo i capelli un pochettino e poi ci truccheremo. Penso soltanto gli occhi, penso perché... Il viso va benissimo così. Ok, siamo qui. Scusate se è un po' l'ambiente scuretto, però si riesce a vedere bene che tanto alla fine devo truccare soltanto gli occhi, quindi non devo andare a fare niente. Oh, rieccoci. No, mi sono messa un pochettino qui in luce perché lì poi il tempo è cominciato a diventare un po' più scuretto, è cominciato a scurire un po' tutto. Allora, ho messo l'extension perché a me piacciono molto. Metto il mio cerchiettino. Allora. Palle. Ah, vi volevo far vedere l'altra mascherina che avevo fatto. Che la fece questa. No, era mio padre che mi ha fatto odorare. Che ha comprato la Milza. Pane camiosa, no? Buono. Ci ha comprato la Milza, poi li facciamo noi a casa. E siccome io sono peggio di un cane, dice odora, vedi se fa puzzo, no? L'odore è perfetto. Cioè, stasera li facciamo. Ma io anche a pranzo mi accontento. Oddio, lampadino. Scusate, è caduto tutto. Ok, dicevo, c'ho il naso, io appena sento odori, diciamo, poi, già appena... lasciamo stare, penso tutti siamo così, no? Cioè, appunto, il naso, l'olfatto, è stato fatto per questo. Quindi, allora... Ho fatto queste con la carta da forno perché c'era prima sta... No, c'era prima, c'è stata sempre questa cosa. Proprio con la carta da forno, l'ho fatta, non è male, però voglio vedere. Non mi ci trovo con questa, invece quella verde la vedo meglio. Questa, diciamo, è più protettiva, nel senso, sempre, siamo sempre là, lasciamo stare, non voglio prendere questo argomento perché mi serviva. E poi avete scaricato il nuovo modulo che è questo di qua. Spero che l'avete scaricato. No, non sono. Allora, ve l'ho fatto vedere perché. Se siete delle tipe come me che non ascoltate telegiornali, che non ve ne frega un cazzo di niente. Cioè, nel senso. No, non ve ne frega niente. Nel senso che le cose sì, vi fregano, vi interessano. Però non state topacciucciunare troppo nell'argomento. Perché già è pesante l'aria, sono pesanti le persone, pesante tutto. Sono pesanti le regole perché lo so, specialmente persone che le regole non le rispettano. Mi chiedo un danno, perché tanto non lo rispetteranno mai. Per quelle persone che, come me, non guardano i telegiornali perché già non ci basta la situazione già tragica per com'è, diciamo. Quindi,
Perché appunto sono, siete persone come me che non guardate tante TG, che magari va, non mi interessa, cioè, non mi interessano. Ecco, se vi interessano, ok, sono sempre lì, però non state lì appiccicate come ci sono persone che si guardano tutti i telegiornali, tutti gli aggiornamenti, tutte le cose, questo. Cioè, la parola sul Google, coronavirus, oggi che succede? Alt. Oppure il telegiornale TG, no, l'appuntamento con il telegiornale perché mi dovete il telegiornale. No, allora, rilassati, tranquillizzati, giusto. So che la situazione è un pochettino da cagarsi addosso, ok, però rilassiamoci, non siamo così assillanti, così ansiosi. Basta, noi basta che rimaniamo a casa, possiamo essere tranquilli, va bene? Oh, se usciamo ogni giorno anche per minchiate varie, allora lì ci metto un po' di po'. Però essere proprio così, così. Lo so, la situazione è pesante, specialmente. Cioè, pensate a alcune persone, anche i maschi, per esempio. Alcuni maschi sono stati abituati a stare fuori, a lavorare, avere quel ritmo lavorativo attivo. E adesso vedersi sono un po' disattivati, nel senso stare sempre a casa, e di qua, e di là, e spostati. È uno stress, perché lo so, posso capire, quindi questo foglio che vi ho fatto vedere è per quelle persone che non seguono i TG, ok? E però le cose le sanno, però comunque il modulo è questo. Niente, questo modulo diciamo che è più restrittivo di quello di prima, perché mentre quello di prima era più semplice, quello di prima era più semplice, c'erano minchiatelle varie. Invece qui è molto più restrittivo, cioè, a parte sempre le solite cose che ho sottoscritto, alcuni capisco che non li sanno compilare i moduli, avete ragione. Allora, io ho sottoscritto il nome e cognome vostro, nato, ovviamente nata, il dove siete nati, il residente in la vostra città. La via, poi domiciliato in se la stessa via o è diversa dal documento, e poi dovete rimetterla di nuovo perché dice domiciliato in via. La via, poi identificata a mezzo se appunto avete il veicolo, quindi mettete il mezzo, non so, identificata a mezzo. Penso dovete mettere la targa, sicuramente. Infatti il numero e poi rilasciato da, insomma, quante cose varie, in data, la data della scadenza del documento, cioè della patente, per intenderci l'utenza telefonica e il vostro numero di telefono, che non è che lo dovete mettere anche se voi non avete il veicolo, non c'è bisogno, solo chi ha il veicolo, ecco. Consapevole delle seguenti penali, vabbè, questo lo sappiamo, poi dichiara sotto la propria responsabilità di non essere sottoposto alle misure di quarantena, ovvero di non essere risultato positivo al Covid-19. Ovviamente chi non ha fatto, io non ho fatto il test, cioè non è che dollo, cioè me lo chiedono di farlo, un esempio, poi cioè te lo chiedono penso quando tu hai i sintomi. Io non ho niente, per fortuna. Quindi scusate, quindi diciamo io sintomi non ne ho. Né influenza, né febbre, cioè, chi da che ho fatto mescolo naso, ma chi da noi male perché vado da una temperatura calda a una fredda, sbagli temperatura. Ci siamo? Quindi, se non siete sottoposti alla quarantena, salvo i spostamenti disposti dalle autorità sanitarie, vabbè, se avete problemi, malattie, va. Che lo spostamento è iniziato da. Quindi dovete indicare l'indirizzo da cui è iniziato. Quindi se siete a casa e dovete andare al lavoro, mettiamo caso. Quindi mettete il vostro indirizzo di casa e l'indirizzo di dove cazzo andate. Oh, non viene a parole. E poi di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio. Beh, chi su sapiente? C'è bisogno. Di essere a conoscenza di ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti, vabbè, Presidente della Regione, in quel caso se state venendo da un'altra regione, capite?
Quindi, che ne so, venite da Milano e state venendo a Palermo, quindi dovete, capito? Rientra ad uso in casi consentiti e commettersi i provvedimenti, quindi dovete indicare per quale motivo state venendo qui. Poi, di essere a conoscenza delle sanzioni lo sappiamo, e poi che lo spostamento è determinato, ecco, in questo caso per chi non ha veicoli. Chi non viene da altre regioni, per noi semplice, diciamo persone normali. Che lo spostamento è determinato da se avete appunto comprovate esigenze lavorative, quindi dovete andare in azienda, eccetera, sto di qua. Barrate la prima casella, ok? Poi assoluta urgenza, quindi per trasferimenti in comune diverso, come previsto dall'articolo 1,1, lettera B, quindi andate a leggere quell'articolo del decreto bla 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 del 23 marzo, ok? È segnata la seconda casella, se vi interessa. Oppure la terza, situazioni di necessità. Io ho messo situazioni di necessità perché vado a fare la spesa o esco io o esce mio padre, quindi gliel'ho fatti uno per me, uno per mio padre, uno per il mio ragazzo. Ho fatto anche situazioni di necessità appunto per gli spostamenti interni nello stesso comune, che ovviamente una va a fare la spesa, sto sedi qua, quindi, e che rivestono di carattere quotidiano e che comunque stanno abitualmente, vabbè, ok, e ovviamente le distanze che tu sappiamo, oppure per motivi di salute, quindi per le situazioni di necessità è la terza, quindi. Oppure motivi di salute è l'ultima, che ne so, dovete andare a comprare medicine, mettiamo caso. E dovete mettere anche il vostro motivo di salute, perché a questo riguardo dice dichiara che ne so, deve andare a fare una visita o dovete andare a portare persone, cioè dovete andare ad accudire le persone con disabilità, insomma, queste cose di qua. O obblighi di affidamento, o denunce di reati, eccetera. Data all'importanza. La data e ora e il luogo del controllo non la dovete mettere voi, ok? Dovete voi solo firmare la firma del dichiarante. Qua. La potete già mettere automaticamente, perché tanto dovete mettere quando fanno il controllo. La mettete prima e non è importante, l'ho compilato così. Ho messo io situazioni di necessità perché ovviamente ho spostamento sempre nello stesso comune, vado a fare appunto la spesa. Cioè io mi allontano soltanto in zona, capito? Non è che vado ad altre zone o questo di qua. Quindi data, ora e luogo del controllo non la dovete mettere voi, ma l'operatore di polizia, insomma, quello che vi ferma. Voi solo la firma del dichiarante, ok? Perché molte persone, per esempio, lo compilano anche male. È solo così per aiutarvi, non per fare la saputella, perché io non sono saputella di niente, cioè. Ok, ora trucchiamoci perché già il suo video sta cominciando a fare feo. Allora. Cosa applichiamo? Ah, metterò un bel rossetto, piccio bello, ve ne parlerò dopo. Prima vado ad aggiustare le sopracciglia che fanno schifo, cioè non fanno schifo, sono decenti, però un po' di colore non è che ha. Vado ad utilizzare, ecco, quello è un bel problema, se utilizzare questo o la matita. Vabbè, utilizziamo questo per il momento. Ah, ho pulito tutti i miei pennelli, si vede, vero? Bello, questo non che mi ricordavo che era grigio. Cioè, quando l'ho lavato ho detto, ma che era grigio? Boh, non mi ricordavo. Cioè, no, che cioè, scherzo, sapevo che era grigio, però dico, sommerso dal trucco, non si vedeva niente. Comunque, io li lavo con il sapone di Marsiglia. Voi dite, mica il sapone di Marsiglia che puzza. Non c'è problema. No, perché ho visto che di solito uso la prima volta, no, la prima volta ho usato sempre lo shampoo, uno shampoo delicato. Però con lo shampoo non mi è piaciuto come gli è venuto il lavaggio. Ma ora proviamo il sapone di Marsiglia. Il sapone di Marsiglia è molto buono, perché sembra che non mi ha fatto perdere peletti dei pennelli, mentre con lo shampoo delicato perdevano, quando glielo facevo perdevano i peletti, invece con il sapone di Marsiglia, quello a pezzi, no. Quindi dopo che li ho lavati tutti, cosa ho fatto? Ho preso una bacinella. Oh, ma non quittare sempre. Boh, comunque, beh. Ho preso una bacinella, scusate, ho il faretto saporito qui che mi dà la lucina carina. Ho
preso una bacinella, ho messo un pochettino di balsamo per i capelli, sapete, mescolato un po', e andavo immergendo i pennelli, non tutti, uno alla volta, per vedere. Comunque, e sono risultati appunto super morbidi. Fatelo anche voi, anche se non avete, dico, il balsamo, non volete usare la maschera o il vostro balsamo preferito, perché si capisce. Usate anche un po' di ammorbidente, tranquilli, tanto lo stesso effetto perché vado a ammorbidire. Quindi vado a prendere il mio pennello obliquo e vado ad applicare il niente, cioè il prodotto. Diciamo che con questo mi ci trovo, non mi ci trovo. È aggiornata. Vabbè che lo sto finendo, quindi lo voglio anche. Che poi penso di comprarne uno più chiaro. Vedremo. Oh, vabbè, questo è un po' meglio rispetto. Non ci posso fare niente. Sono un po' tagliere, vero? Insomma. Ok, no, sono saporiti, mi piacciono. Poi tra l'altro c'è la punta che è molto, per andare a fare, capite, che sono troppo intelligente. No, vabbè, non ha importanza. Allora, per gli occhi vado ad applicare il mio correttore di... una bomba, Power Stay Avon. È una bomba vera, quanto dura, madonna. Lo applico anche sugli occhi, anche se ogni tanto mi fa lacrimare. Non è una cosa buona. Vabbè. Minimo, quanto l'hai applicato? Sembra facile, sì. Vabbè, si dovrebbe picchiettare qua. Ai ai ai. Allora, mi piace perché mi fa stare la base tante, cioè tanto tempo. Oh, se domani arriverò a fare la spesa alla Lidl, devo prendermi l'eyeliner, che c'è l'eyeliner in offerta, che sono senza, non l'ho mai provato quello di Cian. Voi? No, sono graziose le sopracciglia. Allora, vado ad applicare un pochettino di correttore, ma poco leggermente, nelle sopracciglia, per andare a leggermente a correggere, però poco, non è che serve il pennello per andare a sfumare. Dove utilizzo questo che è più piatto, cioè. Questo quando uno, diciamo, applica il fondotinta può andare a fare il suo passaggio. Infatti. Io lo faccio pure senza fondotinta perché non ne fottono cazzo. Cioè. Insomma. Vabbè, ok. No, questo teniamo qua che ci può servire.
Allora vado ad applicare questo l'ombretto, questo diciamo in crema, vado a riprendere il pennello quello del correttore, perché tanto non è che questi ombretti se non li usa, questi ombretti rischiano di diventare tutti di merda. Cioè, di merda nel senso secchi. Cioè, veramente una cosa strana. E che cavolo, veramente. Dai, si sciuccia che tu te lo da un balconcino direttamente. E che non for... Scusate, ma io quando mi trucco non mi va di parlare, poi specialmente quando sto un pochettino incazzata, meglio non parlare. No, sono incazzata perché se sopracciglia di merda non ci stanno. Cioè, sembrano... Vabbè, lasciamo stare che poi caliamo la frangetta. Allora, dalla mia palette Avon, vi ricordate questa palette? Mamma... L'ho trovata l'altra volta perché l'avevo conservata. È quella che c'è un sacco di cose. Poi qua c'era la striscetta con i blush, ce l'ho di là. Perché ogni tanto cade, capite? Allora vado a prendere questo colore. Questo colore, che è una specie di beige. Poi questo e questo, ma è questo di qua. E questo. E poi vado a prendere il colore oro della palette di Yves Rocher, e poi questo marroncino è uno di quei due. Poi dite, ma quanto mi stai mettendo? No, no, non è che devo fare un studio. Ok, vado a prendere l'ombretto quello chiaro che vi disse, con un applicatore spugna, perché mi ci trovo meglio, non ci posso fare niente. Questi li ho presi tempo fa, no, tempo fa mi pare che ci sono ancora, quando c'erano gli accessori alla Lidl, da quelli di 1 euro. Euro, ma forse 2,49 euro. Mi pare che questi erano 12 applicatori. Non ci posso fare niente, mi ci trovo bene. Molte persone non ne possono avere. Io invece li amo. Appena li trovo, cioè, nelle trousse, in queste cose così, li amo. Perché comunque sono molto comodi. Ti applicano l'ombretto bello netto, bello saporito. Ok, l'ho applicata nella palpebra, l'ho applicata entrambi così. Poi vado a prendere quel color rame, che è troppo dolce. Cioè, mi sono ricordata di questi ombretti che sono bellissimi, luccicosi, scintillanti. Scusate se parlo, magari sentite la mia voce. E non sentite quella degli altri. Che fastidio. Non mi sembra l'ora di avere una casa tutta mia. Ovviamente col mio ragazzo, si capisce, perché con lui mi ci trovo da Dio. È bello però, eh? Tu non è una persona con cui ti ci trovi. Poi vado a prendere l'altro marroncino. Lo applico quasi alla fine, ma quasi. Che devo fare? Quello mi ci trovo bene, cioè è unico, però ora non ne posso parlare, ora che mi sto truccando, perché poi va a finire che mi metto a piangere, quindi evitiamo queste brutte scene. Cioè no, non sono brutte, sono carine per carità, però meglio evitarle. Cioè sono una persona molto sensibile. Ok. Allora, sarebbe carino anche così, un filo di eyeliner, però il mio eyeliner non mi permette di... Ma che schifo, ma... Mi devo prendere una salvietta. Però per non tovagliolo, perché c'è una salvietta posso negarla.
niente. Vabbè, vabbè, anche volendo posso applicare l'eyeliner, questa blu dell'Avon, che mi ci trovo anche con lei bene, benissimo. Questa di qua, che l'avevo anche nera, vi ricordate? L'altra volta la presi, non devo starnutire, madonna. Allora, l'altra volta la presi blu e nera, quella nera l'ho masticata tutta, e mi è rimasta, madonna, mi è rimasta questa nera, questa blu, scusate, che è bellissima sugli occhi, non lo so, ci penso su. Allora, poi vado ad applicare questo oro, a me l'oro che manco mi piace, non lo so com'è che li applico certe cose. Vabbè, però questo è bello, cioè ti rende l'occhio una meraviglia. Lo vado ad applicare al centro, no, al centro, non proprio al centro, all'inizio dell'occhio, nell'angolo interno. Che bel, cioè che fumo l'effetto con l'oro, cioè no, con l'oro, con quello rame là. Bello, beh, mi è piaciuto ieri, mi è piaciuto tanto, però oggi sta venendo meglio questo, forse perché sono un po' più tranquilla, più rilassata, cioè. Lasciamo stare, fammi che non parlo. Poi vado a prendere, ecco sì, quello accanto, ecco che mi ricordavo, che non mi ricordo manco che cosa. Lo metto proprio accanto. No, sono belli. Questi colori sono belli da morire. Anche quelli di Pro Rocher. Questi in verità, gli ombretti di Pro Rocher, sono i colori che voi trovate mono. Non so poi tu se capite che... Cioè sono i colori mono che voi trovate sul catalogo, capite? Se sopracciglia no, devo andare a prendere appena il cotton fioc e aggiustarle bene con il coso. Perché non è possibile. Dicevo, questi sono ombretti. Ognuno, ogni ombretto corrisponde a un nome. Ok? Questi della ruota piccola, cioè ruota piccola che significa questi? Sono l'1, il 2, il 91, insomma, queste cose di qua. Io in questo preciso momento sto utilizzando questo, che è l'oro, ed è in combacio con... in combacio, cioè... sarà il 94... perché è in parallela al secondo, quindi è il 94 e il 96, 94 e il 96, e poi vado ad utilizzare il 32, che è questo, no, che è il 30, 32, sì, il 32, quindi segnateveli 94, 96 e 32. Così poi diciamo sul catalogo li vedete quali sono, perché sono troppo carini. Cioè mi piace troppo, con un pennello da sfumatura, che poi questo è il mio pennello da sfumatura. Aspetta, 32? No. No, giusto, 32, ma picchi, ma confondiamo, non lo so. Vado sull'angolo, cioè sulla piega dell'occhio, non sull'angolo. Bellissimo. Allora, stavo pensando che anziché mettere, perché questo trucco è carino, cioè a me piace, per intenderci, però dico, metterci l'eyeliner blu non serve un cavolo, perché ci sta il nero, ecco. Cioè il blu può essere anche un diversivo, ma io preferisco il nero, cioè il blu pure. Però siccome, essendo che questa eyeliner
Non so se va a scrivere nell'occhio perché diciamo non è che è cremosa, cioè sì, è cremosa, però lasciamo stare, poi ci sono troppi colori, quindi meglio andare sul nero. Questo magari una è più bello quando una si fa tipo il, cioè si mette l'ombretto tipo color rame e non lo amplia molto, quindi chi mette tipo stai liner così che è troppo bella blu. Non so perché. Da un occhio mi sembra meglio. E dall'altro ok. Adesso mi sembra meglio. Va. Ok, sono andata a prendere il cotton fioc e questo è il remover, diciamo lo struccante bifasico della Shein, con cui mi ci trovo molto bene. Non so perché sì, così hanno i brillantini, come sono comunate, boh, vabbè. E 100 ml l'ho utilizzato un bel po'. Vado a prendere il cotton fioc che potesse arricchire, io non siamo la idea. No. Metto così, no? Vado a bagnare il cotton fioc. Ok, l'hai già in mente. E vado a sistemare le sopracciglia. Uno in particolare. Ok, in effetti. Ok. Questo non tanto, però. Ok, perfetto. Perfettissimo. Cioè adesso così mi piace. Va bene. Ok, perfetto. Ho leggermente la puntina del. No, minchia, ma io sono così. Veramente. Io mi devo comprare un pennello di questi, diciamo, obliqui, però deve essere bello duro. Cioè, le setole devono essere belle fitte, dure, belle. Ok, adesso vado ad applicare il mio eyeliner. Questo di qua, che è sempre quello. Che non è che mi piace tanto, però comunque una volta con un nuovo eyeliner, per ora. Vabbè, magari non lo applico in tutto l'occhio. Ok. L'ho applicato soltanto a metà, ma non ci sta a metà, che cavolo. Vabbè, magari qui ci mettiamo un po' di matita. No. No, ma io ancora l'eyeliner alla mia età ancora non le prendo. Cioè non lo so applicare perfettamente. Cioè sì, lo so applicare perfettamente, però madonna. Forse perché tutti hanno gli occhi meglio di quelli miei. Io ho gli occhi che piccoli e ci stavano a 30 anni. E che dobbiamo fare? Oh, nell'altro occhio, con l'occhio aperto, perfetto. Minchia, qua me l'ha inchiore. Vabbè. Ok, cioè di qua sembra che ne ha applicato assai. Beh, aspetta che risolvo. Vabbè, non è niente di che. Allora, come matita vado ad applicare quella della Shein, che è questa, il Cacciallo 10 Black. Questo è stupendo.
Oh santo cielo. Perfetto. Oh, adesso, occhio, si è sistemato un pochettino l'occhio. Allora, a parte questo, devo applicare anche il mascara che me l'ho dimenticato. Allora, credo che applicherò questo. No, questo, ok. Questo è l'Express Control Professional Makeup. Non so se conoscete sto mascara, mi pare che già me ne avevo parlato. Che diciamo nelle foto faceva vedere che ti ampliava le ciglia. Io l'ho comprato. Disse, sarà una cazzata, perché sicuramente sarà una cazzata, che sicuramente non è che farà quell'effetto, va. Però ho detto, beh, proviamolo, può essere che magari mi fa delle ciglia carine, un pochettino. Diciamo che con le ciglia ci devi lavorare. Parliamoci chiaro. Io che già che le ho quasi fitte che manco si vedono. Madonna, sembro la Marcuzzi. E l'altra volta si truccavano su Instagram, non so se l'avete vista. Niente, troppo dolce, un amore. Che poi senza trucco c'è uno schianto lo stesso. Cioè, è stupenda. Lei ha le ciglia quasi invisibili, no, invisibili tipo come le mie, di sotto, cioè io queste di sotto è come se non ne avrei, perché sono trasparenti, proprio trasparentissimi. Come lei pure così dice, io ho trasparenti, lei col mascara, cioè ti ha fatto un occhio, ci ha messo delle semplici cose, cioè... Un pochettino spratica, perché comunque spratica non è il trucco. Mischina nel posizionare, nel fare vedere, perché vi voleva fare vedere tutto. Diciamo come si truccava. Ma pure senza fondotinta. È bella. Cioè, a me Alessia Marcuzzi piace perché è una bella attrice. Simpatica, è schietta, cioè. Vabbè, vabbè. Ora vai. Perché a vederle magari una quando fanno le fiction, queste cose, le fiction, tipo anche i programmi, conduttrice, no? Magari la vedi così, cioè, vista su Instagram, è un'altra cosa. Ci posso fare anche la musica che resta pulita, Michelle. È saporita. Uffa. Chi sui eyeliner mi piace? Meglio che da... Cioè, meglio quello dell'eyeliner. Dell'Avon che è più stabile come eyeliner. Importanza, i pennelli li mettiamo qua. No, e chi mi poi i pennelli quando non mi si ebbono? Boh, adieso. Adesso viene il prodotto saporito, adesso mettiamo pure qua. Questi non ci servono. Mi devono disturbare. Che ci posso fare? Mi disturbo da sola. Allora, non applico. Avevo detto che truccavo solo con gli occhi, quindi non mettevo niente. Il prodotto che vi volevo far vedere, che ho acquistato la settimana scorsa, è questa: è la tinta Maybelline Super Stay Matte Ink. Ed è una tinta che ti dura, sapete quanto? Tantissimo. Cioè, a me è durata mesi l'altra volta. E mi serve di nuovo specchietti, lo potevo direttamente. Mi è durata 24 ore. Vedete come fa a saperlo? Semplice, perché l'ho applicata alle 6 del pomeriggio. Ci ho mangiato, bevuto e non mi sono struccata perché ero stanchissima. Avevo soltanto la tinta, quindi non è che avevo niente. Ho mangiato, bevuto un sacco di cose. E è durata fino all'indomani quando mi sono svegliata. Mi sono lavata pure e la tinta c'era ancora. Che sì, wow! Cioè, dura tantissimo. Ora, se domani vado al Lidl, vedrò di nuovo lo stand. Perché c'erano. Sta piovendo. Wow! Per questo vi dissi che il cielo era diventato scuro.
Comunque c'erano tre tinte, rossa, bordeaux e rosa. Siccome io stramo il rosa e mi sono presa il rosa, ho detto vabbè dai, proviamo il rosa perché lo amo. Ma pazzesca, c'è la durata 24 ore, vedete che non si scherza, eh? Cioè a me è durata dalle 6 di mattina, dalle 6 di pomeriggio, alle 6 di mattina e poi alle 6 di pomeriggio. Perché poi mi sono lavata, ho mangiato di nuovo. E io non l'ho levata apposta, capite? Non l'ho levata apposta perché mi potevo tranquillamente struccare anche le labbra. Non l'ho levata apposta, cioè è durata 24 ore. E se non levavo secondo me durava di più, sicuramente. Comunque, appena se domani andrò a Lidl, se ci andrò, eh. Perché ce n'erano tre tipi di tinte, appunto c'era bordeaux rossa e rosa. A me non piace tanto il rosso, ve l'avevo detto. Sì, mi ispira, proprio in questo periodo mi ispira, perché essendo che mi sono schiarito un po' i capelli, mi ispira. Però mi prenderò quella bordeaux. Il suo pennello applicatore è fantastico, perché c'è questa cosa tipo che sembrano delle labbra, ma non sono delle labbra, aspetta. Vedete? Ma poi che è morbida. Ok, questa è la tinta applicata. Scusate, avevo non suonato, quindi è bella. Pensate se c'era anche un nude, tipo un nude sul marroncino. Bello, e questo è il trucco terminato. Ok, questa è la tinta vera e propria, cioè il colore è stupendo. È asciugato. Volevo bere il caffè, però ho detto prima, aspetto che si asciuga. Stupendo. E questo è il trucco finito. Mi sono messa due brillantini qua. Assaporiti. Comunque, questo è il trucco finito, spero vi piacesse. È stupendo. Vabbè, vi saluto. Vi do un bacio, spero che vi ho portato compagnia. Che in questo periodo, mi dice l'amica mia Netta, comando un bacio, che dice, in questo periodo dice l'intrattenimento, dice, è fondamentale. Vabbè, spero vi ho, che vi ho intrattenuto. Mi un'oretta perciò, eh? Quindi vabbè, stacco un'ora, ok? Che devo fare? Perlomeno. E beh, vi saluto. Al prossimo video, ciao!